di Marco Gentile, il palio della 21ª giostra cavalleresca di Sulmona. È stato presentato poco fa nel cortile di Palazzo San Francesco, alla presenza del vice sindaco di Sulmona, assessore ai grandi eventi Luisa Taglieri, il commissario reggente dell'associazione Maurizio Antonini, del presidente onorario Mimmo Taglieri e della voce ufficiale della giostra Angelo Merola. Marco Gentile, italo-canadese, mentre realizzava il palio, ha pensato di raffigurare immediatamente la sintesi della giostra, la sfida d'anello fra due cavalieri. Quando si dipinge un'opera di pittura, generalmente si utilizzano materiali come il colore, l'olio, i pennelli. Io posso dire che quest'opera è nata dal cuore. Dal cuore, perché io ho già avuto esperienze tramite la cordesca, e quando mi è stato dato questo incarico è stato per me, ma per qualsiasi, penso per qualsiasi artista, motivo di grande soddisfazione. L'opera nasce come rappresentazione, come pittura di manifesto, quindi ha come obiettivo quella di rendere nell'immediato, con una sintesi sia nei colori, nella luce, nella forma, di far capire a chi lo osserva quali sono gli elementi fondamentali che caratterizzano la giostra di Sulmona. La giostra di Sulmona è una giostra ad anelli che, a differenza delle altre giostre, vi è una competizione contemporanea nello stesso momento di due cavalieri. Quindi l'obiettivo principale è stato questo: rendere immediato quello che è come si svolge la giostra di Sulmona. Sia le linee, sia i colori, sia la forma sono fatti in maniera molto sintetica. È una tecnica ad olio utilizzando la spatola, e si è cercato proprio in questo modo di sintetizzare quelli che sono tutti i valori principali della giostra. Per me personalmente è stato motivo di grande soddisfazione, perché ho avuto modo di sperimentare quello che è lo spirito di accoglienza della giostra, di tutto il popolo della giostra, e quindi ho avuto la fortuna non solo di ricevere da loro delle forti emozioni, ma anche di poter poi, tramite l'opera pittorica, perché così ormai si può definire, di sperimentare quella che è l'espressione nella tela di tutte queste emozioni. Grandi passi, siamo arrivati a questo momento. Importante, che dà la certezza della manifestazione, cioè il palio c'è, ci sarà la giostra. Se c'è il palio c'è anche la giostra, così è esordito Mimmo Taglieri, che ha colto l'occasione per lanciare un nuovo appello alla regione Abruzzo e al presidente D'Alfonso. Stoppa le pacche sulle spalle, tuona Taglieri, non dobbiamo avere più patema d'animo. Il presidente onorario ha annunciato che all'atere della giostra l'associazione studierà una forma per dare un'opportunità di lavoro ai giovani che verranno selezionati tramite un concorso. Il commissario reggente della giostra, Maurizio Antonini, ha infine ricordato le novità dell'edizione 2015. Dunque, con la giostra di Sulmona il 25 e il 26 luglio? Confermo, 25 e 26 luglio giostra di Sulmona, 29 serale giostra dei comuni, 1 e 2 agosto giostra dei borghi più belli d'Italia e d'Europa.